sponsor, ma per palestra d'Aurianova. Ah, ok. Allora, com'è il giro oggi? Com'è il programma? Il programma o il percorso? Il percorso, certo. Il percorso è abbastanza impegnativo. Si parte da Aurianova, Amato, Quarantana, poi facciamo San Procopio, Acquaro, bellissimo, Delianova, Scido, poi si scende Varapodio, si entra da Varapodio e poi si farà il tratto più impegnativo della gara, che sarà la salita della Pedemontana verso Cittanova, che arriva dopo tanti chilometri. A che ora è previsto l'arrivo, poi il rientro? Mezzogiorno. Sì. Noi facciamo un mini servizio, comunque diamo il piccolo contributo, va bene, grazie ancora, grazie mille, grazie. Buongiorno, lei è il direttore? Chi è lei, il direttore della scorta? Sì, dalla Sicilia però. Dalla Sicilia, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Benvenuti qui a Taurianova. Dove Grazie. Siete? Taormina. Bellissimo, bellissimo. Grazie. Quindi la prima esperienza in Calabria o già ne avete fatta? No, veniamo spesso in Calabria, però quest'anno sì, come 2022 sì. Comunque vedo che siete proprio specializzatissime proprio, sì, di riprese e tutto, siete siamo attrezzati. Siete la squadra che in Sicilia lavora bene. Bellissimo. Allora, buon percorso. Il supporto dagli amici calabresi. Ok. E niente, volevo sapere una cosa da voi, se, perché c'è anche un premio, Pane e Fantasia, lo sponsor di questo servizio. Volevamo sapere la canzone, avevo un cuore che ti amava tanto, il cantante calabrese, come si chiamava? Avevo un cuore che ti amava tanto. Cantante calabrese. È dura? Allora, grazie a voi, grazie per la simpatia. Avete perso 5 kg di pane, ma portavate... grazie. Ragazzi, buongiorno, buona giornata, buona corsa, buona permanenza qui a Taurianova. Vi ringraziamo che siete venuti. Dove siete innanzitutto? Rosarno, bellissima città, c'è San Giovanni Battista che si festeggia il 24 di giugno. Esattamente. Avete un parroco eccezionale, quasi vescovo, come si chiama? Don Varrà. Bellissimo. Don Pino Varrà. Bellissimo. Sentite, è la prima esperienza che fate? No. Quante esperienze avete? Avete vinto mai niente o no? Abbastanza, sì. Anche se oggi ci manca, diciamo, il nostro il primo corridore di squadra. Cuzza, lo cuore mi stricchia, pica. Ai 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 ai, maru, chiaro di luna cuore, l'amore mio secco. Ai 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 ai, maru, chiaro di luna cuore, l'amore mio secco. Atto schifosa che sta scordando mia, facciamo ogni carezza mia, ciao di l'arma mia, l'amore mio secco. Facciamo ogni carezza mia, ciao di l'arma mia, l'amore mio secco. La 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 la
Eccellenza, buongiorno. 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 Perché si deve venire qui a comprare qua? Cosa c'è di particolare? Perché noi, il nostro servizio è buonissimo. No, dico la qualità, per la qualità. La qualità è buonissima, facciamo tutto noi, prepariamo tutto noi. Anche le pizze al metro? Tutto. Anche le pizze al metro. C'è di tutto. Le rotonde, di tutto, quello che vuole il cliente. Ok, poi mi venga a prendere qualcosa. Ciao. Ciao. Allora, buongiorno, siamo della Piana TV, la televisione della Piana di Gioia Tauro. Senta, allora vogliamo sapere da lei la sua esperienza su questo settore ciclistico. È la prima volta che lei è direttore di gara o ha altre esperienze? Che ci buongiorno a tutti, io sono direttore di corsa internazionale Federazione Ciclistica Italiana. Non è ovviamente la prima volta, ma svolgo questa attività di direttore di corsa da più di 10 anni. Abbiamo già organizzato insieme alla società qui a Taurianova con Franco Rossi altre manifestazioni in passato. Quest'anno è con piacere che ritorno in questa bellissima zona e per organizzare una manifestazione che ha carattere oltre che regionale per tutto il Sud Italia, e soprattutto si tratta di una gran fondo importante perché coinvolge varie località e vari territori interessanti dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto valorizzazione di quello che è il turismo. E quindi oggi sarà sicuramente una bella giornata di sport, ne sono convinto, ci assiste anche il meteo perché abbiamo un bel sole, quindi i presupposti per fare bene ci sono tutti. I ciclisti sono venuti, come dicevo, da non solo dalla Calabria ma anche da fuori regione. La partecipazione è stata ottima. C'era anche la Campania. Esatto. La gara sarà scortata anche da scorte tecniche non provenienti solo dalla Calabria ma anche dalla Sicilia. Quindi diciamo che c'è stata una sinergia di più soggetti. Allora facciamo la foto di rito con me e col direttore. Noi ringraziamo che questo servizio è stato offerto da Pane e Fantasia in Taurianova, che ce l'abbiamo di fronte, adesso la incontriamo, la ringraziamo. Grazie. Ancora. Arrivederci. Buona gara, ciao. Ok, vai a vedere un pochettino, un attimo solo, ecco. Abbiamo pure polizia, non so. Di essere prudenti. Ok. Come mi mandi? Sì. Ah, è lunga. Per voi è una da noi. Mi raccomando. Un'altra raccomandazione che voglio farvi è più che altro un'altra indicazione. Abbiamo quante gare avete vinto nella vostra carriera? Nella mia carriera ho vinto da allievo 5, da dilettante 8. Ma partecipava solo lei o c'erano altri? No, c'erano, io ho corso in Lombardia, c'era Nizza, Sant'Ambrogio, gente che è appassionata professionista. Vero, sono io. E sono 60 anni agonista. Di questa manifestazione vi ricordiamo che una volta che il ciclista viene superato dal fine corsa si deve intendere appunto che da quel momento in poi è fuori corsa, ovvero sia deve mantenere la destra sulla strada e deve stare attento ovviamente a tutti i pericoli annessi e connessi. A breve il direttore di corsa Francesco Giordano vi illustrerà le ulteriori raccomandazioni, ulteriori prescrizioni. Ancora una volta vi auguro un buon divertimento e poi ci vediamo all'arrivo. Grazie. Buongiorno, di dove siete? Bibbo. Bibbo.
tempo. È la prima volta che partecipate a una gara, penso di no, siete. No. Avete vinto qualche cosa? No. Mai vinto nulla. Mai, però partecipate. C'ho il fisico atletico, ma non ho mai vinto nulla. Non si direbbe proprio atleta. Va bene. Allora, buona corsa, auguri. Grazie, buona giornata. Ciao. Lei partecipa? Lei da privato? Io guardo. Da guardia, il signore ormai tutti i giorni lo incontriamo per l'estate alla Calabria, dalla Piana e oltre. Sono troppo vecchio per fare queste cose. Quanti anni ha? Buongiorno, di dove è? Di Drosio? 63. Quanto? 63. 60, di dove è lei? Di Drosio. Quanti chilometri fa al giorno? Una settantina. Ok, quindi lei va, si accoda al giro o no? No. Va bene, io grazie. Vedo la partenza e l'arrivo. Grazie. Signorina, scusi. Sì? È la prima volta che partecipa a una gara. A questa manifestazione? Sì, lei si ferma un pochettino. Buongiorno, innanzitutto lei è la ciclista, come si chiama? Sì, lo faccio solo per passione. Di dove è lei innanzitutto? Di dove? Di Reggio Calabria. Ah, quindi è la prima volta che partecipa a una gara, no? No, non è la prima volta. Ha vinto però qualcosa durante la sua carriera ciclistica? Sì, qualcosa sì. Allora, ok, buona solo passeggiata. Per passione, auguri, speriamo che lei arriva per prima, va bene? La ringrazio, speriamo. Buongiorno bene. Anche quest'altra bellissima ragazza. Buongiorno, lei, la signorina, signora? Signora Caterina Gallia. Di dove Caterina? Reggio Calabria. Sempre di Reggio. Di Gallico. Ah, Gallico. Senta, è la prima volta che partecipa a una gara o... No. Eh? Tante volte. Hai vinto qualcosa, no? Ma è arrivata a terzo posto, quarto, dipende. Va bene. In realtà questi sono gli sponsor, cosa sono dentro? Pacchi gara. Il pacco gara, quello che si dà col numero per l'inizio della gara. Ho capito, il pacco gara. Grazie. Abbiamo anche il maresciallo Marino, il comandante. Buongiorno, comandante. Buongiorno, Come va la vostra presenza qua? E io sono il presidente dell'associazione sportiva della Kratos Red. Non poteva essere altrimenti. Comunque complimenti, la troviamo più giovane. Grazie. È la bicicletta che ci manda. Ah, sì? Lei sta a Villa San Giovanni? A Vibo Valenza. Ah, Vibo. Va benissimo. Buona domenica. Buona passeggiata. Grazie, buona giornata. Qua. Siamo quasi tutto a posto, eh? Siamo pronti? Ebbene sì. Ok. Ma come vi chiamate? Le coordinate chi le dà? C'è una regia o no? C'è una regia, certo. Il direttore di corsa. Direttore di corsa. La persona oggi di Francesco Giordano. E lei che compito ha lei? Io sono un motostaffettista, io sono coordinatore regionale del settore ciclismo WISP. Qua sono appassionato di ciclismo, quindi cerco di dare una mano. Lo fa per professione o lo fa per... No, facciamo solo, siamo dei volontari. Grazie ancora. Eccola qua la signora. Signora, un attimo solo, ci facciamo che cade alla gara, un attimo, eccola qua. Ciao. Ci siamo? Un attimo, vediamo un attimo. Buon lavoro, eh! Abbiamo anche il comandante dei vigili urbani qua, sempre presente, in gamba, comandante, buongiorno! Ci siamo? Allora, a che punto siamo? Mancano veramente pochi minuti alla partenza, ci stiamo già allineando. È tutto pronto, perfetto. Complimenti. Possiamo andare noi? Andiamo nel mirino! Ciao! Un attimo che non ci siamo.
Allora, tutti dietro la macchina nera. Sotto lo striscione d'arrivo. Allora, al premio il direttore di corsa vi dirà come avverrà la partenza. Ma siccome io già so come avverrà, quindi per questione di, diciamo, correttezza, vorrei che fosse il direttore di corsa a dirvelo. Che si sente in questo momento dentro di voi, che sentite? Tanta confusione in testa. Non vogliamo che succeda qualcosa, vi ripeto che ci dobbiamo divertire oggi, ok? Allora, invito il direttore di corsa a spiegare come verrà la presenza, così tutti sapranno. Allora, signori e signori, di nuovo buongiorno, spero che riusciamo a sentirci. Sarò breve perché siamo sul in percentuale, diciamo, di partenza. Allora, io vi chiedo un solo applauso e lo chiedo soprattutto per la società organizzatrice che è arrivata ad organizzare il 18° giro ciclistico, e in Calabria non è cosa da poco organizzare 18 manifestazioni, Quindi un grande applauso per questa società, la ST Pane e Fantasia. Allora, come sappiamo, come ha già anticipato Franco Rossi, il trasferimento sarà di 10 km, quindi possiamo andare tranquilli, ci riscaldiamo per i primi 10 km. Dopodiché, piede a terra, tempo di ricomporci, quindi ricompattarci e ripartiamo per il giro agonistico, per il tratto agonistico. In località Delia Nuova ci darà il GPM e un rifornimento. Poi, attenzione perché sempre in località Delia Nuova... Che si sente in questo momento? Che sentite? Che emozione sentite? Grande soddisfazione. Che si sente in questo? Che sentite in questo momento? Che sentite? La forza della competizione. Altrimenti al traguardo non sarete classificati. Che stai sentendo adesso? Altra cosa importante, ci sono dei tratti per i quali prestare la massima attenzione, quindi siamo ciclisti, sappiamo benissimo che non vinceremo la gara per aver tagliato una curva. Mi raccomando, non rischiamo, la giornata è bellissima, dobbiamo divertirci soprattutto. Quindi non tagliamo curve, non rischiamo in discesa, ci sono 90 km di gara, abbiamo il tempo e la possibilità di dimostrare le nostre capacità. Mi comunicano dal sistema di timing funzionatore che siete 115 partenti, quindi siamo veramente tanti oggi, e quindi a maggior ragione ci possiamo ulteriormente divertire. Grazie quindi a tutti coloro i quali hanno lavorato affinché questa manifestazione si potesse realizzare, le amministrazioni comunali, il comune di Italia Nova che ha permesso e si è messo a disposizione garantendoci tutto quello di cui avevamo bisogno. Altre cose in questo momento non sembra che devo ricordarvi, non c'è altro. Quindi 2 minuti e partiamo. 2 minuti ancora e partiamo. Allora, in questo momento
c'è anche un cameraman che sta girando tra di voi. Ringraziamo la produzione televisiva di Giovanni Tomarchio per le bellissime immagini che sta proponendo e che poi successivamente potrete ritrovare sulla rete, penso, e anche in TV, se non erro. Grazie ancora a tutti coloro i quali ci stanno supportando e aiutando in questa bella giornata di sport. Infine giusto l'ultimissima raccomandazione, diciamo, lo voglio ricordare, lo ha già detto Franco Rossi, la gara per regolamento e per e con la qua il nostro sponsor Pane e Fantasia, ringraziamolo ancora grazie. Ok, noi siamo obbligati, quindi siamo costretti a dover lasciare qualche atleta oltre i 15-20 minuti, saremo costretti. Questo però non vuol dire che non sarete classificati, questo vuol dire che il Pinerano vi supererà, dietro di voi rimarrà un'autoambulanza, dietro di voi resterà comunque un'autoambulanza, dietro l'ultimo ciclista c'è sempre qualcuno, compreso il carro sopra. Il carro sopra resterà dietro l'ultimo ciclista, quindi non sarete abbandonati. Però purtroppo non possiamo tenere un fronte gara superiore ai 15-20 minuti. Non vi preoccupate se vedete il Pinerano che vi supera. Dovete andare tranquillamente, sapete che da quel momento in poi potreste però trovare qualche auto perché il traffico potrebbe essere riaperto, quindi tenete la destra, procedete tranquillamente e arrivate al traguardo e sarete classificati. Questa è una cosa importantissima. In attesa domandiamo al nostro sponsor Pane e Fantasia. Allora, com'è andata? Benissimo, bella gara, sì. Complimenti, è uscita bene. La manifestazione è perfetta, proprio a livello organizzativo perfetto, le strade tutto a posto, speriamo che finisce bene. Piano piano arriveranno tutti e speriamo che l'ultimo concorrente, quando sarà ritenuta concluso questo memorial Marco Pattani. Tutti dietro le transenne, stanno per arrivare e aspettiamo la volata finale che ha staccato
circa 3 km fa involato finale, aspettiamo il numero 73. Ecco 100 metri start per tagliare il traguardo, il primo arrivato dal 18° Memorial, Marco Pantani. Vai compare! Il numero 73. Salvatore Chiodo vince il Memorial, Marco Pantani vittoria nuova. Se non erro il numero, con il numero 100. Con il numero 100 arriva il secondo, arrivato. E il numero... Grandi, ecco gli essere arrivati in questo momento, il gruppo dietro, staccato di circa 400-500 metri, arriva in terza posizione, staccato di... Allora, lei è vincitore, complimenti, auguri. Grazie. E allora com'è andata? Dura. Dura, la prima volta, la prima volta che fai... Sì, questa già... gara sì. Questa gara, hai vinto altre... Sì, prima di questa altre due. Di dove sei? Di Reggio. Come ti chiami allora? Salvatore Chiodo. Salvatore Chiodo, ciao Salvatore. Ciao. Quarta posizione, Lozano Salvatore, con il numero 12. Vero club dello stretto. Quinta posizione, arrivato, quinto, Patti Paolo, con il numero 69. Grandissimo risultato anche per questa società, per questa associazione Italia Nova, che si colloca nelle sue posizioni con due ottimi risultati. A seguito un'altra volata del gruppo Il Servitore. Grandissima manifestazione di livello, veramente. Arriva un altro corridore, ecco che arrivano, bravissimi tutti, tantissimi. Mi raccomando di restare dietro le transelle, spostatevi, perché i corridori arrivano a forte velocità. Ciao pure! Estremante, sta arrivando il gruppo. Sul pensiero, molto bella, un percorso anche molto duro attraverso tutta la piana di Giretauro, riscoprendo un po' quelli che sono anche i nostri territori. Stiamo aspettando gli altri corridori. Sì.
Senti, il percorso com'è stato? Bello duro, molto duro, soprattutto l'ultima salita. È stata una buona organizzazione. Perfetta organizzazione. Ottima organizzazione. Zero macchine, tutto. Quindi se lei la dovrebbe ripetere, la ripeterebbe, verrebbe l'anno prossimo. Mi ci fa piacere, grazie. Lei è il signore? Di Alà Domenico. Grazie. Lavorata finale del gruppo inseguitore, ecco il Danilo, ecco lì, il numero 71, ad aprire e tagliare il traguardo. Prima del gruppo inseguitore, a seguito tutti gli altri stanno arrivando a conclusione di questo bellissimo giro ciclistico Memorial Marco Pantani. Bravi tutti, brava l'organizzazione di questo direttore, organizzazione impeccabile. Assolutamente sì, è una gara difficile, tecnica, a tratti dura, perché comunque le salite ci sono state tante. Abbiamo visto veramente gli atleti fare tanta fatica, ma allo stesso tempo divertirsi, perché comunque questi territori valorizzano quello che è il ciclismo. Un ciclismo anche in un certo senso eroico. Ok, grazie. Si avvicinano i corridori sotto il palco in attesa che arrivino tutti al traguardo. Eccoli, anche un altro folto gruppo sta arrivando adesso. Bravi tutti, bravi veramente tutti. Gara veramente difficile, molto estenuante, con percorsi in salita, veramente tosti, a dimostrazione che bisogna avere un percorso e una fase di preparazione per affrontare questo tipo di gare abbastanza consistente. Bravi, arrivano al traguardo. Ricordiamo anche due fantasia, la nuova bike. Dalle varie regioni limitrofe. Saranno sicuramente privi di energia, offerto dal pane fantasia Torre Nova, che vi corre a riprendere un po' le energie. Qui c'è il palco ai ragazzi degli Aligner. Senta, da 1 a 10 l'organizzazione com'è andata? 9 e mezzo. E dove ci troviamo? Come sono i dolci che sta specialità? Una specialità, Vedi che mi ammazzai, ero con loro. Senti che gli è successo? Stanchezza.
cotto, no? Stanco. Il percorso come è duro? Ma questo di tanto non torna. Attenzione! Eccoli, stanno arrivando. Bravissimi. So che era un percorso molto arduo e difficile. Arrivano, eccoli. Giornata finale, bravissimi, bravi. Arrivare al primo posto il numero 73 Piove Salvatore con la Cicli in aria. Qui al secondo posto il numero 100 Rovito Santo della PLS Cicli con terza posizione numero 61 Fialà Domenico Pane e Fantasia Paolo Nova Bai. Arrivano anche altri corridori in questo momento, mi raccomando di spostarsi dietro le transenne sempre fino alla fine. La regione Tauro, di tutta la regione Calabria e delle regioni limitrofe anche. Mi raccomando ai corridori di depositare qui sotto il parco. Allora facciamo il punto della situazione, come è andato? Come è andato? Come è andato? 48esimo posizione nuova. 48esimo. Come è andato? Il percorso com'è? È bellissimo. Bella gara, organizzata veramente bene. Bellissimo organizzatori. Bella veramente. Complimenti. Assolutamente sì. Da 1 a 10 quanto che voto gli diamo? 9. 9. C'è allora, suggerite quanti ancora devono arrivare più o meno? A proposito questo bellissimo memoria al Marco Campano. Abbiamo sia il tutto sempre in più di caratura nazionale. Alla lunga sì. Adesso dopo 86 chilometri il coscio si come è stato il percorso? Bellissimo. Lei parteciperà l'anno prossimo? Ma io partecipo finché vivo, credo, spero. Bravissimo. In memoria del progetto la partenza stava questa mattina per circa le 9 e 14. Sono 45 numero. Ma sei caduto? Grazie,
Dove c'è la GPM? A delle dopo, delle nove, che sono qua, prima di scelta, se presenta un po', da lì in avanti, perché non so che il paese è tranquillo. Bravi tutti veramente. Il caldo si fa sentire adesso, un orario particolare tra l'altro. Quindi direttore, allora con questi abbiamo chiuso. No, ancora dietro adesso ci saranno altri ritardatari, però ufficialmente diciamo per normative noi abbiamo potuto chiudere a 20 minuti la corsa. Adesso arriva il fine gara e... Senti, veloce veloce, il primo, il secondo, il terzo fino al quarto, i nominativi ce li può dare? Nominativi di là. Sì, sì, ma lei non se lo ricorda il nome. Chiodo, il primo Chiodo. Chiodo. Sì, poi Faro e Chialà, se non sbaglio. Sì, forse sì, perché qui sto cominciando. O 69! I tacchi sono anche importanti. Sto pensando di un bellissimo memorial. Bellissimi, ecco, ne arrivano altri. Allora senta, ha trovato difficoltà lei? No, no. È stato un'esperienza bella? Cioè. Molto bella, tutto bene, grazie. Da ripetere. Senz'altro, senz'altro. Grazie. Ciao, grazie a lei. Senti, ciao, commentate il percorso. Molto bene. Lo ripeteresti un'altra volta? Certo. L'organizzazione. Ciao. L'organizzazione come sta? Sì, bellissimo. Ottimo. Che posizione? Ancora non è uscita la classifica. Ok. Allora comunque è stata una buona manifestazione, un buon percorso. Sì, quindi l'anno prossimo sicuramente parteciperai o no? Certo. Ok, grazie ancora, grazie. Eccoli qua, ci sono i parenti qua del partecipante, anche l'assessore qui del comune di Taurianova, che noi ringraziamo, l'amministrazione di Taurianova che è sempre presente. Voi avete dato il patrocinio, vero assessore? Mi dico. È contenta di questa manifestazione? Bellissima manifestazione. Va bene, manca però il petrosino ogni minestra, manca il Grimaldi. Grimaldi oggi aveva da fare. Va bene. La prossima viene. Si sente la sua mancanza, sempre. Attenzione. Grazie. Ciao. Ecco che stanno arrivando ancora altri, in questo momento due carte stanno dicendo al ristoro qui per ricaricare le energie. Allora senta, il ristoro com'è stato? Buono ristoro? Durante la gara non ho più tempo di vedere. Vabbè. Oh, io vado alla macchina, mi aspetto. Alla fine di questo video. Ciao.
Comandante, com'è andata allora? Bene, bene. Quando si arriva, mi è piaciuto il percorso. Assolutamente. L'organizzazione va benissimo. Aspettiamo l'anno prossimo. Siamo sempre qua. È il quinto anno che la facciamo. Ah, è il quinto anno? Sì. Ciao. Ok, grazie. Bravi tutti, ricordo ai capitani di depositare il numero di tutto, il sotto il pacchetto, puoi andare a mangiare, attenzione, lasciate il pacchetto per cortesia. Mi raccomando di lasciare il percorso della fase finale del traguardo libero. Spazio! Spazio dietro il traguardo perché arriva la forza della città. Bravi! Fine gara ciclistica. No, era la macchina. Arrivati, una gara di tempo più livello, organizzata buonissimo. Ringrazio anche il supporto della Croce Rossa Italiana, della sezione di Taurianova,
La polizia Eco Zeolofia che è stata vicina alla manifestazione già da ieri. Abbiamo il suo risponso che leggo, ringraziamo i fratelli Aresti, Luigi, il grosso dettaglio, vedo Epic Sport, Rosti.it. I premi momento della premiazione, in questo caso diciamo che lascio il microfono ai tecnici per fornirvi anche dei dati più precisi sulla gara, sulla bellissima gara del 18° Memorial Marco Pantani. Chiamo Italo e Francesco con me, così poi troveranno il momento della premiazione. Grazie. Gaetano. Allora ragazzi, siamo pronti per la premiazione, da parte mia ancora un ringraziamento a tutti voi per questa partecipazione, spero che siate rimasti soddisfatti, non dico al 100%, ma che comunque in linea di massima siete rimasti soddisfatti. Noi come al solito ce la mettiamo tutta, ahimè qualcosa che magari non dipende da noi, o anche qualcosa che possa dipendere da noi, cerchiamo sempre di migliorarci, e quindi speriamo che siete rimasti, come dicevo, soddisfatti. Passiamo, per la verità ancora ci sono corridori che devono arrivare, ma ovviamente rispettiamo anche coloro che sono arrivati e che magari devono rientrare a casa e devono farsi tanti chilometri. Io direi di cominciare dal clou della premiazione. Di solito si premiano i primi tre, diciamo, classificati, e quindi procediamo a premiare i primi tre classificati. Allora, dicevamo, cominciamo con dirvi la classifica, partendo dal terzo posto, che è il numero 61, la nostra conoscenza tra l'altro, Pialà Domenico di Pane e Fantasia Torrenova Team. Lo facciamo venire qui sul podio. E poi facciamo venire il secondo classificato, il numero 100, Rovito Santo del SD DRS Cycling. Un applauso a loro. E infine passiamo al vincitore di questa 18ª edizione del Memorial Marco Pantani. Come sapete, noi ci siamo fermati, ahimè, 2 anni, e quindi nel riprendere questa manifestazione abbiamo voluto riproporre un nuovo percorso, e spero che vi sia piaciuto, in modo tale che in futuro si possa eventualmente ripetere. Quindi chiamo qui sul palco il vincitore assoluto, il numero 73, Chiodo Salvatore della Cicli Ilario.
forse ancora non è pronto. Un applauso ai primi tre classificati. Allora, questi qua sono, questi sono solo alcuni dei premi messi in palio, ovviamente a ricordo della manifestazione, come abbiamo già potuto scrivere sulla nostra pagina, abbiamo anche la targa ricordo che verrà ora consegnata, assessore, ai vincitori. Assessore, e io mi risposto. Abbiamo le targhe ricordo offerte dall'amministrazione comunale di Taurianova, qui c'è anche il delegato allo sport del nostro comune, a cui eventualmente do la parola se vuole, giusto? Due parole, grazie. Grazie a voi tutti, grazie veramente a tutti quanti, e veramente tre atleti di livello. È stata una bellissima gara e credo che dobbiamo cercare sempre di valorizzare lo sport sia nel nostro paese ma in tutta la regione, perché questi sono i risultati che portano al compimento di veramente di un programma che c'è stato da tanto tempo ed è arrivato al culmine con una bellissima gara veramente di livello, anche con atleti provenienti anche da altre regioni. Grande risultato per tutti noi, complimenti all'organizzazione, complimenti a voi ragazzi, complimenti a tutte le associazioni del territorio per questa bellissimo 18° Memorial Marco Pantani. Grazie a voi. Ovviamente ai primi tre andrà anche il trofeo in quanto vincitori della propria categoria, e quindi vediamo ora di procedere. Però ora procediamo con un premio particolare. La nostra società ha voluto premiare anche chi ha voluto partecipare in massa a questa manifestazione, e qui c'è un bellissimo premio che si andranno a spartire tutti i partecipanti per la squadra più numerosa, che in questo caso al pari del vincitore è la Ciclilario, e quindi invito un rappresentante a ritirare il premio, che se non viene entro 3 secondi lo revochiamo. Beh, non poteva essere che il vincitore allora. Allora, il vincitore dice che è stanco nel prenderlo, che facciamo? Un applauso a loro per la loro partecipazione. Allora, procediamo anche con la prevenzione delle categorie. Andiamo con lui, grazie ancora per lo sponsor. Ciao.